Buongiorno a tutti, diretta dalla sala stampa del Partenone Lombardi. Buongiorno mister Roberto Taurino. Buongiorno. La vigilia di Avellino Messina, mister, le chiedo insomma come ha lavorato la squadra, come ha reagito in queste ore alla sconfitta di Monopoli, insomma se ci può preannunciare se ci sarà qualche cambiamento, se ci sta pensando più o meno. Allora, permettetemi innanzitutto di esprimere la nostra solidarietà come squadra, come società, come intero gruppo alla popolazione delle Marche per gli eventi, per gli ultimi eventi di queste ultime ore, insomma. E penso che l'Irpinia in generale abbia vissuto delle situazioni per cui penso che il senso di solidarietà davanti a questi episodi di tutta questa regione penso che sia grande, e quindi come società e come gruppo squadra vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutta la regione Marche. E come reagirà la squadra è presto dirlo, basta aspettare domani alle 17:30. Tutto quello che abbiamo da mettere in campo lo dobbiamo mettere domani al fischio d'inizio, e quindi solo il campo darà il verdetto di come questa squadra avrà reagito. Per quanto riguarda formazioni e cose varie, abbiamo lavorato. Ora è inutile, qui avete, vedo che c'è sempre voglia di voler sapere, di voler conoscere, non so se ricevete un premio no? Eventualmente nell'individuare notizie nuove, non so se avete mai pensato che dare notizie nuove è dare notizie nuove anche agli avversari. Ci avete mai pensato in qualità anche di tifosi, visto che o tra fare giornalisti fate anche tifosi? Vedo proprio un accanimento a voler scorgere per forza anche un'eventuale novità, che se c'è, se ci dovesse o non dovesse essere, non lo so. Se anche dovesse esserci una novità sicuramente non verrei qui a dirlo. Se posso avere mezzo vantaggio sulla squadra avversaria me lo vorrei tenere. No, mi sembra una cosa abbastanza logica, sì, però. E io rispondo per quello che penso, che non è la verità assoluta, è un mio pensiero ovviamente, ci mancherebbe altro. Quindi vediamo, l'ho sempre detto che non credo che la differenza lo faccia il modulo, ma è pur sempre l'atteggiamento, e sono convinto, dopo aver rivisto la partita di Monopoli con i ragazzi, sono ancora convinto di questo mio pensiero. Salve mister. Sì, buongiorno. Salve. Tensioni e pressioni da sconfiggere a tutti i costi. Faccio un esempio abbastanza vicino. La Salernitana che insomma ha messo fuori tutti gli attributi in una gara tosta maschia con la Juve, e ieri insomma praticamente si è seduta non si capisce come contro il Lecce. Ecco, lei diceva che si sente confortato dalla prova del Monopoli, ma domani ci vorrà... No, confortato. No, come confortato? No, lei, detto no, confortato nel senso che lei ha detto confortato nel comportamento, ho letto no, male. Ho detto, attenzione perché... L'atteggiamento, ma pur sempre che l'atteggiamento visto con la gara del Monopoli... Esattamente... Lei ha interpretato male, mi dispiace. Io ho detto, tanto c'è la registrazione fortunatamente, come no. Io ho detto non credo nell'importanza del modulo, ma nell'importanza dell'atteggiamento. Ho rivisto la partita con Monopoli e con i ragazzi e sono convinto ancora che ci vuole un altro atteggiamento, quindi stato, esattamente il contrario. Vabbè, c'è stato, ho capito no, di parte. Infatti è meglio chiarirsi subito. Ma ci mancherebbe. Comunque, detto questo, e a parte la considerazione che lei dal suo punto di vista faceva col collega di prima TV poc'anzi, insomma ci vorrà un Avellino nuovo, con la testa, io penso anche forse un po' con le gambe, non so se mi sbaglio, con la testa o più con le gambe domani io contro il Messina. Io continuo a vedere, in tre partite abbiamo sempre avuto le squadre avversarie che hanno finito con due o tre giocatori con i crampi e noi non abbiamo mai finito con i crampi, quindi io penso che il problema non sia fisico, l'ho già detto, c'è bisogno di essere innanzitutto molto umili, perché tutte le partite che abbiamo fatto, tutte le immagini che ho fatto vedere ai ragazzi, le altre squadre interpretano con grande umiltà tutte le partite, e
e non vorrei che il blasone che portiamo, che ci portiamo dietro, ci dia l'idea che noi dobbiamo stradominare le partite, dobbiamo fare un certo tipo di calcio. Qui c'è da essere umili, c'è da prendere la realtà per quella che è, l'ho detto domenica dopo la partita, è inutile vivere di storia o di una maglia gloriosa. La realtà di oggi è che non siamo una grande squadra, quindi ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo tutti insieme con grande compattezza per raggiungere un risultato. E oggi, per la situazione in cui siamo, un risultato lo si raggiunge solo con le unghie e con i denti. Oggi, per la situazione che viviamo, c'è bisogno di una partita di sacrificio, di voglia, di una vittoria anche sofferta, ma che ci dia un'anima, un cuore. Perché questo serve per giocare a calcio oltre a tutto il resto. Poi, un inciso solo sulla Salernitana, sì. Visto che l'ha citata, mi permetto di dire... è semplicemente il calcio, la Salernitana ieri non è che non ha giocato, non ha fatto la partita, è che ogni partita nasconde insidie diverse. Ieri ha incontrato una squadra diversa dalla Juve che l'ha messa in difficoltà con le proprie armi, semplice. Non è che la Salernitana erano fenomeni con la Juve e ora perché giocano con il Lecce ha rischiato di fermare l'Inter, ha fatto sempre delle buone partite, quindi il Lecce non è l'ultima arrivata, poi ha meno blasone della Juve, ma in campo si va sempre in 11. Buongiorno mister, sono stati sicuramente dei giorni delicati, molto particolari per tanti motivi, anche viste le ultimissime cose che sono venute fuori ieri a livello societario, quello che c'entra poco con il campo, siamo d'accordo, però tutto questo rende la partita di domani ovviamente delicatissima per tutti e per tanti motivi. Allora questa pressione sul campo cosa significherà? Cioè l'Avellino la deve vincere, la deve anche cercare di convincere, deve dare un segnale. Lo aspettiamo. Deve vincere. Sì, lo aspettiamo, ma anche il segnale comunque di un cambio di rotta rispetto a quello che abbiamo visto finora. Allora mi chiedo, andiamo lì arrembanti come ci si aspetta, e sarebbe questo il segnale importante, oppure rischiamo di cadere nella trappola appunto di questa troppa tensione che potrebbe bloccarci? Noi dobbiamo trovare una strada per vincere domani, ed è l'unica cosa che conta. La tensione è inutile nascondere, è inutile dire no, non ci pensiamo, ci potrà essere, però in campo voglio solo gente che è predisposta ad accettare un fischio, una parola, perché in questo momento, per quello che abbiamo dato, è giusto che la gente sia scontenta, bisogna dargli atto. E quindi dobbiamo andare in campo sapendo che in questo momento non possiamo essere acclamati, ma ci deve essere già consapevolezza, non deve essere una cosa che ci deve sorprendere. E quindi andare in campo cercando con l'atteggiamento, come ho detto prima, mettendo tanto spirito, mettendo dentro tutto quello che si ha, far vedere alla gente che si tiene a questa maglia. La prima cosa, secondo me, che dobbiamo fare è questa. E poi cercare di fare il meglio che nelle nostre possibilità, ripeto, trovare una strada per portare una vittoria che ci darebbe sicuramente uno slancio diverso. Buongiorno mister, provo a sintetizzare due domande. Una sugli esterni, ecco, non le chiedo io del modulo, delle altre, sugli esterni, in particolare di Gaudio, se ha qualche problema anche fisico, perché onestamente non è nemmeno la brutta copia di quello che dovrebbe essere. Se Mikoski è utilizzato in quel ruolo, vedo che c'è un po' una crisi di rigetto, poi c'è Carelli, se può venire utile o meno in futuro. Questo dal punto di vista tecnico. Allora, per quanto riguarda Di Gaudio e Mikoski, sicuramente sono calciatori che ci possono e ci devono dare di più. E ad oggi... naturalmente la responsabilità di questi risultati non può essere attribuita solo a due giocatori, perché va in campo una squadra, però sicuramente da loro ci si attende di più. Per quanto riguarda Ceccarelli, fino ad oggi è stato utilizzato poco, però può essere una risorsa, è un giocatore diverso per caratteristiche, comunque può risultare una risorsa per questa squadra. Pescara è stato fuori per un problema, diceva, fisico. Sì, aveva avuto un contrasto, diciamo che aveva provocato un problema, però poi il ragazzo si è allenato bene, problemi fisici non è una questione fisica, secondo me. Ok. Poi lei giustamente sottolinea, dobbiamo ricompattare, essere tutti uniti, ok, e ha ripetuto le parole
che io sottolineo, sono anche le mie, in questo momento noi non siamo una grande squadra, lo dice il campo, lasciamo esatto. perdere il blasone, il resto. Esatto. Ok. Il problema però è anche un altro, alla luce degli eventi di ieri c'è stata una dichiarazione scritta del Presidente che dice l'obiettivo non cambia. Certo, non ha detto, per fare una metafora, per arrivare a Montevergine, De Vito e Taurino devono arrivarci in pullman, in aereo o quindi budget e altro a disposizione, ma lei è convinto di poter esaudire il desiderio del Presidente come stiamo messi adesso solo con il lavoro? No. Il Presidente fa le sue dichiarazioni e deve, giustamente, ognuno di noi ha i suoi pensieri. In questo momento io, per scelta, non voglio guardare troppo in là. In questo momento mi fermo a guardare la partita di domani, che per me è determinante. È determinante per il nostro percorso, è determinante per avere una spinta, è determinante per ricreare un minimo di fiducia all'interno della squadra. Quindi non voglio guardare oltre quella che è la partita di domani col Messina in questo momento. Poi per tutto il resto ognuno fa le proprie dichiarazioni perché sono frutte di un pensiero, quindi sono più o meno condivisibili, ma tutte sono da accettare. Salve mister, sì, salve. Le chiedo come sta Tito, se è recuperato è al 100% e anche secondo lei quanto minutaggio potrebbe avere Trotta, cioè a che punto è il suo recupero? Sì, allora Tito oggi si è allenato con la squadra, vediamo, ha fatto solo oggi l'allenamento, sicuramente... non è al 100% anche se è fisicamente integro, però è stato fermo più di qualche giorno, vedremo il da farsi. Per quanto riguarda Trotta, sicuramente con l'allenamento sta migliorando, non è che rispetto a mercoledì sono passati solo 4 giorni, però sicuramente può essere un elemento che ci può dare una mano. Il ragazzo lo vedo voglioso di contribuire, anche perché è un giocatore che ha la personalità anche in questo momento, secondo me, per reggere alcune situazioni. Quindi vediamo, sicuramente ci tornerà utile. Buongiorno mister. Buongiorno. Dunque, sfidiamo il Messina, una squadra che mercoledì ha pareggiato 1-1, insomma 3 minuti dalla fine, a Francavilla è stata battuta forse anche ingiustamente, e insomma... uomini tosti che se la giocano a muso duro, tutte le partite l'hanno giocata a muso duro, anche con il Crotone insomma sì. L'hanno messo in certi frangenti molto in difficoltà. Detto. Lei insomma pensa che domani viene una squadra qui solo per difendersi o se la giocheranno a viso aperto? No. E poi c'è qualcosa in particolare, qualcuno che la preoccupa insomma in modo particolare del Messina? No, in modo particolare no, però è una squadra viva, fresca, di gamba. È una squadra spensierata, la vedo sbarazzina, quindi sono convinto che domani verranno qui anzi a fare una partita tra virgolette senza nulla da perdere, quindi noi dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, quello che ho detto prima, perché domani avremo una squadra che sarà molto aggressiva, sono convinto che loro verranno qui non per difendere, un po' perché è secondo me per caratteristiche, hanno determinate caratteristiche per fare un certo tipo di partita, un po' perché l'allenatore, l'ho incontrato già altre volte, lavora in un certo modo, quindi mi aspetto una partita da parte loro anche molto coraggiosa, sinceramente. Mister, buongiorno. Salve, buongiorno. Ben ritrovato. Volevo chiederle, visto che Zanandria è stato uno forse dei migliori di queste 3 partite, andando in crescendo anche dopo la mezz'ora horror di Pescara nel primo tempo, se è pronto e lo vede bene anche in un'eventuale difesa a 4, senza ovviamente spoilerare nulla, però un'eventuale difesa a 4 terzino sinistro. Poi le chiedo come sta Jannes, che magari una difesa a 4 è quello che forse soffre di più, almeno teoricamente, sì. E se Moretti e Aia possono giocare insieme bene, così come hanno fatto a Monopoli nel secondo tempo. Sì, Moretti e Aia hanno già giocato, sicuramente lo possono fare. Per quanto riguarda gli anni, se vale un po' il discorso di Tito, è rientrato solo negli ultimi allenamenti, sta meglio, però non proprio al top, però il ragazzo è a disposizione. Zanandrea è da valutare, sicuramente in queste partite è un ragazzo che ha fatto delle buone cose, anche lui però può crescere tanto. Però sì, penso che si possa, nell'eventualità lui può fare sia il braccetto sia il quarto di sinistra, per le caratteristiche che ha, secondo me si può adattare benissimo a fare entrambi i ruoli. Ecco mister, volevo chiedere una curiosità più che sì. altro su Daniele Franco, se non erro nel secondo tempo di Monopoli ha giocato più mezzala rispetto a Casarini, mi sembrava che Casarini sì. giocasse da play, ecco se
ci può essere questa alternanza, perché noi un po' tutti vedevamo Franco come il classico regista, insomma, come vede la sua sì, posizione? Franco può fare sia il regista sia la mezzana appoggio, anche perché lui comunque ha anche qualità palla al piede, qualità di penetrazione. Il play solitamente invece è più un giocatore che dà tempi. Dipende a volte dalle partite. Casarini ti dà più equilibrio. Diciamo, se hai bisogno di un play che magari schermi un po' di più o che assorba ogni tanto il movimento, un determinato movimento, Casarini ha più fisicità, più struttura, più capacità di contrasto, ha più attitudine difensiva anche nell'interpretazione del ruolo, oppure se ti serve un play puro magari Franco lo potresti utilizzare lì. Dipende dalle partite, dipende dall'equilibrio anche di squadra che poi ritrovi. Alla fine dipende sempre dall'insieme, non dal singolo. Sono due giocatori con determinate caratteristiche, hanno caratteristiche diverse, possono interpretare entrambi sia il ruolo, secondo me, di centrale sia quello di mezzala. Grazie mille. Grazie, buon lavoro.